siamo nelle cantine dell'azienda agricola Pagliari. Qui la Camera di Commercio di Pesaro Urbino ha deciso di consegnare dei riconoscimenti a 18 aziende del territorio in ambito di produzione agroalimentare, vino, olio e miele, che si sono distinte in ambito nazionale ed internazionale in manifestazioni dove questo territorio veniva rappresentato dalle eccellenze in questo campo. Qui nell'azienda agricola Pagliari noi assistiamo a questa consegna di riconoscimenti così belli, così ambiti e soprattutto così significativi per il nostro territorio. Ci sono questi operatori del settore dell'agricoltura che hanno fatto in questi anni di questo territorio un territorio ricco, un territorio ricercato, un territorio dove si sta bene. E questo è molto importante, questo è merito innanzitutto di chi opera in agricoltura, di agricoltori, delle loro associazioni di categoria, ma è opera anche dell'istituto agrario, ad esempio, è opera dell'alberghiero, dell'istituto alberghiero, è opera di tutti quei soggetti che fanno cultura attorno a questa cosa, perché molti giovani si stanno orientando verso le attività dell'agricoltura proprio perché si rendono conto che è un'attività in crescita, e questo noi riteniamo importante. Dall'altra parte è un'attività che sviluppa anche il turismo, perché il turismo che arriva nelle nostre zone, ad esempio con iniziative come Itineris fatta da Fano verso gli agriturismo, verso le aziende agricole, è stata un'iniziativa molto importante che si può ripetere, anzi io direi di incominciare a farla tutto l'anno, perché le nostre aziende agricole sono aperte tutto l'anno e quindi nella nostra regione c'è anche un turismo, come dire, d'affari. Quello che arriva nelle nostre aziende, ad esempio l'altro giorno c'era un'azienda che aveva a Pesaro 6.000 persone, quindi quelle persone lì possono avere nel tempo libero anche il tempo di girare in queste aziende. Stiamo parlando proprio in questi giorni, ne abbiamo parlato l'altro giorno in giunta, di andare verso la realizzazione, dare degli itinerari come ad esempio la strada del Tartufo, che è un altro dei percorsi che la gente tende a percorrere, perché attorno alla strada del Tartufo ci sono tutta una serie di aziende agricole da un lato, agriturismi, ristoranti, dei negozi ad esempio con questo tubero che è prezioso, l'abbiamo sempre definito l'ambasciatore nel mondo, il Tartufo, quindi sono tutte cose che Camere di Commercio, imprese, associazioni di categoria stanno portando avanti. Lo facciamo insieme a loro, c'è una grossa collaborazione e devo dire che gli agricoltori ci seguono molto volentieri. Questo premio è una dimostrazione. Eccellenze territoriali si fa presto a dire, ma poi quando andiamo all'estero bisogna vedere veramente quali sono queste eccellenze territoriali. Questo territorio ne esprime di primaria importanza. Beh, credo che stasera tutti i presenti debbano essere orgogliosi di avere tanti produttori del nostro territorio che non solo portano i propri prodotti all'estero o in Italia, vincono premi, ma che portano l'intero territorio. In questa provincia, come dire, sempre di più abbiamo imprese che si qualificano con i loro prodotti non solo in Italia ma anche all'estero, e questo credo che è un orgoglio che tutti noi marchigiani, ma soprattutto i pesaresi, devono avere. E serate come queste, dove l'azienda speciale della Camera di Commercio e la Camera di Commercio stessa vogliono dare un'ulteriore visibilità, quindi un ulteriore premio a chi già è stato premiato, credo che sia una cosa molto importante, prima per i produttori, secondo credo per i nostri consumatori, i nostri cittadini, che sempre di più devono sapere che nella nostra provincia abbiamo veramente prodotti eccezionali. Ecco, ci sono altri territori, senza fare nomi e cognomi, però che se la cantano e se la suonano un po' da soli. Noi invece andiamo all'estero e mietiamo successi. Questo deve essere un orgoglio che dobbiamo tenere ben presente. Noi marchigiani abbiamo un grande difetto, quello di lavorare tanto, di produrre con tanta qualità, ma spesso e volentieri di non comunicarla. È ora che la comunichiamo e credo grazie anche a voi riusciamo a comunicare queste grandi eccellenze che abbiamo. Uh,
L'azienda Guerrieri è tra i 18 premiati, riconoscimenti importanti, sintomo che il lavoro e la passione che voi profondete nei vostri prodotti ha poi un ritorno in termini di naturalmente promozione del territorio. Sicuramente sì, ancora il più grande piacere di trovare altre 17 aziende presenti nel valorizzare il nostro territorio. Questo è molto bello, significa che veramente viviamo in una zona particolarmente vocata per tanti prodotti, vino, olio, miele e tante altre buone cose. Quindi le Marche nel mondo, la provincia di Pesaro Urbino nel mondo, sempre in una direzione, quella che è stata intrapresa vincente. Sicuramente sì, non è facile perché ci sono tanti competitor che ovviamente vogliono acquisire i nuovi mercati, ma i produttori della nostra provincia sicuramente stanno facendo un ottimo lavoro. Allora, le cantine Brucia da sempre impegnate in un ambito, anche quello bio, importante, difficile, soprattutto per tutta una serie di vincoli che questo impone, però nonostante questo riuscite ad affermarvi con i vostri prodotti anche a livello internazionale. Questa è una grande soddisfazione, immagino. Grandissima soddisfazione, chiaramente, perché i nostri prodotti altamente qualitativi hanno capito delle chance, come dicevo, internazionali importanti. Ecco, il nostro famoso, che è un vino autoctono, capito... diciamo ricostruito, rimesso in auge, capito, con le sue caratteristiche peculiari, capito, molto aromatico, un vino diciamo molto, molto caratterizzato dalla sua freschezza, ma anche quella della sua aroma particolare, che un pochino è anche il nostro territorio. Ma oltre a questa, chiaramente soddisfazione vengono anche dalle bollicine, non so, le ultime derivate, il nostro Conte Giulio, che dà onore a San Costanzo, chiaramente, perché il paesino dove in pratica il nostro conte Giulio Perticari, parlo appunto, ha dato vita, capito, a tantissime cose, capito, a tantissima cultura. È un prodotto, diciamo, dalle innumerevoli sfaccettature, capito, è versatile, capito, sia da aperitivo che tutto pasto, sia soprattutto, capito, in quei luoghi particolari, capito, dove è richiesta anche una ristorazione abbastanza importante. Chiaramente non solo questi, chiaramente altri prodotti rossi particolari molto importanti, il Pickler, anche questa poi tradizione storica, Pickler non è altro che Teresa Pickler, lo ripeto, moglie di Vincenzo Monti, il nostro letterato, che ebbero una figlia, Costanza Cassi, che sposò appunto Giulio Perticari. Diciamo, ha fatto una storia a tutto tondo del nostro territorio. Raccontiamo questo vino, il Rosso Pergola. A Pergola, da sempre, c'è un vitigno che tutti chiamano la Vernaccia Rossa di Pergola. Io ero studente all'Istituto Agrario, studente ad Agraria. Quando dicevo a Pergola c'è la Vernaccia, mi si mettevano a ridere. Mi ricordo un preside dell'Istituto Agrario, il compianto Girolamo Ferrari, piemontese, che mi disse che uva c'è dalle tue parti. Io facevo il quarto, il quinto istituto. Dico, da noi c'è la Vernaccia. Come la Vernaccia? La Vernaccia. Lui la Vernaccia conosceva quella di Oristano, conosceva la Vernaccia di San Gemignano, conosceva la Vernaccia di Serra Petrona, ma non sicuramente la Vernaccia Rossa di Pergola. Poi scoprì, volli approfondire la cosa e scoprì che è un modo di chiamare il vino, il vitigno del posto, un vino del posto. Qualcuno se n'era appropriato giustamente con le DOC, noi chiaramente non potevamo più farlo. E allora feci fare io nel 1985 una ricerca ampelografica. Allora non si parlava di DNA come oggi, allora la ricerca ampelografica si faceva sulla foglia, sulla forma del grappolo, sulle caratteristiche ampelografiche della vite. Dottor Latini, mi ricordo, no, questo dottor Latini mi disse, secondo me è un aleatico. Ci rimasi male, io pensavo fosse un autoctono nostro, però un aleatico. Passarono ancora una decina d'anni, forse di più, e io continuai a riprodurre questo vitigno. La prima vigna sperimentale la feci nel 1985, e a imbottigliarlo come vino da tavola, perché non aveva riconoscimenti.
L'incontro fortunato avvenne verso la fine, verso la metà degli anni 90, 96-97 forse. Un ampelografo importante, un certo dottor Costa Curta di Conegliano Veneto, capita nella mia cantina, era un camperista col suo camper. Assaggia questo vino, mi disse i difetti che aveva, dico questo è uno che se ne intende, però mi disse è un vino interessante. Cominciamo a parlare, diventammo amici e lui mi indicò la strada per arrivare alla DOC. Interessammo l'amministrazione comunale e interessammo la regione Marche attraverso l'Assam e così arrivamo dopo una sperimentazione durata 5-6 anni alla DOC nel 2005, la prima DOC. Lo chiamammo Pergola, chiaramente non lo potemmo chiamare Vernaccia perché ce l'avrebbero impedito in contrasto con le altre vernacce esistenti, ma lo chiamammo tranquillamente Pergola, col nome della città. E oggi non ci dispiace di averlo chiamato così. La DOC è stata rivisitata nel 2011 e adesso il disciplinare è completo, ci consente di farlo spumante, ci consente di chiamarlo aleatico, come è Pergola aleatico, e ci consente di fare dei rosati, perché il rosato è splendido, di fare dei passiti, diciamo una gamma completa con questo vitigno. Insieme a questo adesso proponiamo il Visciolato, che non è un vino, è un prodotto, una bevanda aromatizzata che noi produciamo sempre dall'aleatico, aromatizzata con la visciola, con questa diciamo ciliegia griotta selvatica. Abbiamo già avuto un primo riconoscimento che è la denominazione comunale, l'abbiamo presentato a Expo, alla Cascina Triulsa, e sta avendo anche questo un bel successo. Domenica, lunedì e martedì, la Ciocco Visciola, l'abbinamento visciola e cioccolato proposto dall'amministrazione comunale, da tutti noi produttori, e speriamo, il tempo sicuramente è buono, di far conoscere ancora di più il territorio attraverso questi due prodotti, visciola e pergola, e clone di aleatico, ecco, che abbiamo riscoperto e salvato dall'estinzione. Società agricola Cignano, piccola realtà ma che a livello internazionale sta mietendo successi. Cosa avete raccolto? Fino a qualche anno fa coltivavamo solo l'orticello della massima regione, diciamo Fano, Pesaro, Ancona. Da qualche anno siamo usciti, quindi i primi concorsi, i primi premi, e quindi ci ha dato una gran spinta. E adesso abbiamo clienti in Belgio. Quindi grazie a questi premi, che sembra che non il premio di Sba ha vinto un premio, invece, cosa ne facciamo? Invece portano risultati. Sono una vetrina. Sono una grande vetrina. E poi grazie anche alla Camera di Commercio che fa queste cose, queste iniziative, cioè ci fanno veramente... Sono da sprone per fare sempre meglio. Assolutamente sì, assolutamente. Comunque, adesso cosa avete in pronta produzione? Adesso stiamo aspettando che l'inverno con il suo bel freddo, cioè ci affini il 2015, che sarà una grande annata, perché le premesse ci sono state tutte, e quindi l'uva eccezionalmente matura, grado zuccherino, acidità, quindi l'uva era perfetta. Adesso speriamo nel grande inverno che ci affini i vini, che poi usciranno a marzo, aprile, quindi uscirà il San Leone, uscirà il Bianco Assoluto e uscirà il Sottovento, che sono i nostri tre vini di punta. Speriamo che anche il prossimo anno riusciranno a varcare le soglie, diciamo le Alpi, andare in Inghilterra, in Francia, Olanda, e questo è tutto. E anche l'azienda padrone di casa ha avuto il riconoscimento dalla Camera di Commercio di Pesaro Urbino, perché anch'essa si è distinta nelle manifestazioni a livello nazionale e internazionale con i suoi prodotti. Simone, allora una bella soddisfazione, tanto lavoro, sì. Tanto impegno. Beh, tanto lavoro per far... il lavoro serve per far vedere alle persone, agli altri, quello che noi ogni giorno facciamo, da dove veniamo, il nostro territorio.
Noi, io ho vinto un premio all'Expo, che sia un concorso internazionale, ma in nazione. E questo, io là ho visto tante persone che hanno fame di italianità, di robe di nostre, che noi quasi quasi denigriamo perché è quello che mangiava il nostro nonno, ma invece questi lo vanno a cercare, per loro è come oro. Quindi è una cosa da sfruttare, dici? Sì, sì, noi siamo abituati a guardare ogni giorno le nostre colline e ci crediamo che sia una cosa normale, invece dalle altre parti vivono realtà che sono completamente diverse dalle nostre, hanno pianure sterminate che non riesce a vedere dove finiscono, vivono in città che non sono infinite da quante strade hanno, noi invece vediamo la collina, vediamo il vicino di fronte cosa fa, vediamo, è anche un ritrovarsi assieme, ecco, della nostra zona. E quindi anche qui noi produciamo dei vini che sono espressione del territorio, sono vini che sono nel nostro territorio da tempo immemore, perché la battaglia del Metauro è stata vinta grazie al Bianchello del Metauro, e quindi sappiamo che sono 2200 anni che qua produciamo vino, e noi abbiamo cercato di dare un'immagine, un profilo sensoriale a questo vino che sia tipico, ma che ricordi anche quel vino che da 2000 anni è qui della nostra zona. Allora, il conventino di Monte Ciccardo è un'azienda che è su più fronti impegnata, vino, olio, tante produzioni. In questo caso cosa vi ha portato qui, insomma? Beh, ci ha portato sia il riconoscimento di diversi premi con l'olio, ma anche con il passito, il vino passito. Passito, che è un vino da degustazione. Sì, è un vino dolce, quindi da dessert, formaggi. Ecco, avete anche una produzione in campo oleario molto particolare, utilizzate un frantoio di ultimissima generazione. Sì, è un frantoio molto moderno, diciamo approntato secondo anche l'estro di mio papà, che non si accontenta mai e che l'ha trasformato, pur essendo nuovissimo, durante gli anni, per diciamo estrarre al massimo aromi e profumi. Di la fruttosità dell'olio viene rispettata al massimo? Al massimo, sì. Cerchiamo di fare tutto il possibile, di unire tradizione e innovazione. L'Istituto Alberghiero Santa Marta di Pesaro in questo momento sicuramente non passa uno dei suoi momenti migliori, però non per questo vuole rinunciare a essere presente nel territorio dove ci sono iniziative che valorizzano la provincia e tutte le eccellenze in ambito agroalimentare, perché loro sono i sommelier del futuro, i cuochi del futuro, e quindi conoscere la materia prima e le aziende con le quali poi dovranno avere a che fare nella loro professione diventa quanto mai importante e soprattutto formativo. Allora, il territorio, la provincia di Pesaro Urbino è un territorio che offre tanto per voi che sarete coloro che poi dovranno avere materialmente, insomma, a che fare con queste materie prime di grande qualità. Sì, esatto, la provincia di Pesaro Urbino, come appena detto, è un territorio ricco di grandi prodotti, storia e arte. E la nostra provincia è veramente ricca di questi prodotti del territorio. Voglio ricordare le tre DOP: il prosciutto di Carpegna, la casciotta d'Urbino e l'olio extravergine d'oliva. In più abbiamo anche tre vini DOC, i Colli Pesaresi, Bianchello del Metauro e Pergola. Abbiamo anche il tartufo, che è un prodotto veramente noto nella nostra provincia,
e che, come conosciamo tutti, è un alimento che Gioacchino Rossini, nato a Pesaro, che quest'anno sono 142 anni dalla sua scomparsa, prediligeva, insomma, era un suo prodotto che, esatto, prediligeva. Allora, si dice dulcis in fundo, e sicuramente il miele, questo nettare, insomma, così prelibato, si sposa, ma il miele è un elemento della natura che si sposa con qualsiasi piatto, con qualsiasi ricetta. Voi che lo producete siete sicuramente degli ambasciatori di questo prodotto. Grazie. Sì, dai, ci piace, sono ambasciatore, non so se il termine, insomma, è un po' troppo grosso, però siamo dei produttori che, insomma, ecco, crediamo, insomma, di fare del miele buono. Soprattutto, sicuramente siamo nel, diciamo, nel mercato da 102 anni, perché io rappresento la quarta generazione di in azienda, insomma, di produttore, e che dire, siamo contenti di essere qua oggi, abbiamo vinto un bellissimo riconoscimento a livello nazionale, la Camera di Commercio oggi ci ha voluto premiare e riconoscere, diciamo, il lavoro che facciamo quotidianamente per cercare di innalzare il livello di qualità dei nostri prodotti, e siamo qua, ecco. Allora, la Camera di Commercio vuole naturalmente sottolineare con questo riconoscimento il grande lavoro che questi produttori, voi, olio, vino, insomma, ci mettete nel vostro lavoro, però siete un pochettino anche additati come i portabandiera, coloro che portano al di fuori dei confini nazionali o regionali l'eccellenza del territorio, insomma, è una bella responsabilità. È una bella responsabilità che raccogliamo tutta sulle spalle con molto piacere, peraltro, perché le soddisfazioni che riceviamo sono principalmente quelle dei nostri clienti, che ci danno proprio a pelle la sensazione che ci riconoscono al lavoro, la passione, soprattutto, perché se non hai passione, certo tipo di lavoro fai fatica comunque a fare, e quello che ci piace è cercare di trasmettere nei prodotti la passione, appunto, che ci mettiamo, e se siamo qua oggi, ecco, vuol dire che un po' riusciamo a passarne. Abbiamo qui un'eccellenza di questo territorio, un artista della cucina, uno che esprime grande territorialità, grande sapere della materia prima e grande sapere anche della tradizione, uno che di premi se ne intende. Eccolo qua. Oh. Buonasera. Buonasera. Non ti sei stancato di vincere tutti questi premi? No, lei non si è stancato di vincere? Grazie del lei. No, no. No, no. No, perché, come dico sempre, faccio questo lavoro con la passione. Oggi ho valorizzato i tre mieli con le gocce, ho fatto un dolce al farro con all'interno, al posto dello zucchero, ho aggiunto il miele, un dolce fatto con una crema di cachi, una crema di panna con un altro miele nella crema, e infine ho fatto un minestrone di verdure con una spuma di yogurt, con uno sciroppo al miele. Credo che abbia riscosso un po' di successo. Sì, no, non c'è rimasto più niente, perché dopo inquadriamo il banco completamente vuoto. Allora, Gianluca Passetti, ci permettiamo di scherzare con lui, perché è un amico, è un nostro amico, è uno che crede nel territorio nel quale anche noi lavoriamo, insomma, ma è uno che miete grandi successi. Insomma, se dovessi star qui ad elencare tutti i premi che hai ricevuto, non basta un'ora di trasmissione, però questo non vuol dire che il premio è fine a se stesso, perché poi, insomma, bisogna anche concretizzarlo, e tu sei uno che ci crede nella materia e nella radice del territorio. Questo nei tuoi piatti, nelle tue ricette ci sono sempre. Ogni concorso che faccio porto tanto, il 90% è territorio. Territorio, quindi vedo che il fatto di vincere porta tanto a questa cosa. Spero di continuare a vincerne altri. E quindi, sì. Gianluca Passetti, un ambasciatore del territorio, un ambasciatore della provincia, un ambasciatore delle Marche e dell'Italia. Allora, proiettare le aziende nel mondo del web per portare a conoscenza di quanto più vasto possibile pubblico o utenze è un'impresa che alle volte può essere ardua, però, insomma, voi ci mettete tanto impegno con un progetto molto interessante.
Sì, il nostro appunto è il progetto Made in Italy Eccellenza in Digitale, voluto, organizzato e finanziato da Google e Union Camere, l'Unione delle Camere di Commercio Italiane. Quello che io insieme alla mia collega Matilde facciamo da luglio ormai, 2015 fino a marzo 2016, sarà aiutare le aziende, le piccole e medie imprese della provincia di Pesaro Urbino a capire come stare online e come curare la propria presenza online. Quindi organizzeremo incontri di formazione che già abbiamo fatto a settembre, ottobre, novembre appunto qui in provincia di Pesaro Urbino e andremo anche nelle singole aziende a fare queste appunto consulenze digitali e spiegheremo agli imprenditori a titolo totalmente gratuito, ci teniamo a sottolinearlo, come stare su internet, quindi come crearsi un sito web, come gestire i social network e quant'altro insomma. Quindi come ottenere il massimo dal rebound mediatico attraverso gli strumenti che si hanno a disposizione. Insomma, è un'impresa ardua perché non sono tutti giovani come voi. Sì, abbastanza, però fino adesso veramente abbiamo conosciuto tantissime imprese del nostro territorio che hanno tantissimo potenziale e fino adesso comunque il mondo è cambiato e bisogna aggiornarsi, bisogna stare sul web. E perché sennò se uno non sta sul web praticamente non esiste. Ma quali sono le difficoltà maggiori che riscontrate nel mondo dell'imprenditoria per stare online? Diciamo? Ma sostanzialmente è il tempo, che l'imprenditore non ha da dedicare a questi strumenti per il 99% dei casi gratuiti offerti appunto dal web. Quindi riuscire a trovare un'ora, non so, due ore alla settimana per curare i contenuti del proprio sito web oppure decidere cosa pubblicare sui social media o magari mettersi intorno a un tavolino insieme anche a un dipendente, a un responsabile, a una persona che all'interno dell'azienda cura la comunicazione. E quindi quando riusciamo, io e la mia collega, a far capire all'imprenditore che basta veramente poco alla settimana per curare la propria presenza online, da lì è fatta, insomma, ecco, poi dopo viene tutto da sé, insomma. E se quindi uno fosse un po' colto da disperazione che volesse usufruire dei vostri servizi, come può fare? Esatto, allora abbiamo innanzitutto una pagina web sul sito della Camera di Commercio, quindi cercate Camera di Commercio Pesaro Urbino e ci trovate sulla home page appunto del sito, oppure su Facebook basta cercare Eccellenza in Digitale Pesaro Urbino, trova appunto tutte le nostre attività, i nostri contatti, telefono, email, tutto quello che serve per contattarci insomma. Ecco, quindi se siete un imprenditore, se non avete dimestichezza e non siete avvezzi al digitale, c'è chi vi può dare una mano, come questi due ragazzi molto molto più capaci di me.